melee. E mo chi è Black? Screen... No, aspetta. Black logga. Black time. Black time. Loggato in teoria. Ok, perfetto. Vai. Mo come... Cioè... Ma c'è il tasto per startare. Devi far pronto, pronto, ok, c'è... Io ho il potere, io ho il potere di... come si chiama? Vabbè. Ora devi andare, devi fare ready. Lo sta. Sotto, sotto la tua immagine, in teoria. E tu pronto, ready, non so. Non c'è. Cose fighe. Ah no, stiamo aspettando per l'admin start. Solo te, l'admin, devi darci il start, insomma. Ovvero? C'è il tasto start da qualche parte. Usa il tasto cerca. Ma non c'è stato da nessuna parte, te lo giuro. In alto? Nemmeno. Sotto black time? Player is ready. Sotto di me player is ready. Sì. Nella cosa a sinistra? Nemmeno. Ma me mi dice che stiamo aspettando che tu sei pronto. Io? C'è scritto waiting for player to be ready. Come la libo la lobby? Aspetta, ti levo io e ti raggiungo. Vai. Che è successo? Dove sei andato? Un attimo, riapro il link. Vai. Esci la pagina. Ci sono? Ci sei? Aspetta, si entra Steam. Vabbè. Tanto stiamo facendo il veto. Ma tipo quando, tipo quando fanno le LAN, vai. Vedi se va o no. Black time che intanto ci fa pubblicità. Guarda, Black è ready. A me Black esce che è pronto. No, che era non è pronto. Perché Aka. Ecco. Inizio. È arrivato l'altro stand-in, mi ha detto oh no, è che io ormai ho sostituito, non rispondeva. Vai. Cioè, secondo me veto. No, opponente. Che cazzo è? Ma se rifate la lobby. No, vai. Deve bannare Noghera. È partito. Sì. You're now ready, waiting for admin to start. A me è iniziato. Voting has started. Ok, vecchia maniera. Vabbè, capito. Aspetta, c'è il coso già salvato. Vai. Quindi prima inferno ha detto. Cosa facciamo qua? Sì. Niente, ok. Vabbè, un casino. Ok. Dove tu? Ah, devi piccare. Devi ora, piccare. Ah, scusa. Vai, mirage. Tanto setto le bot. Metti la prima mirage. Cash. Quello qua. Approfittatore. Black, sei salvato. Brutta merda. Vedi, adesso è random. Ma è... Dovete bannare ancora. Ma no? Random o ban adesso? Ah, vai, bannate. O banno io, non lo so. Devo bannare prima io. Ah, vai. Oh, suspense. Sto decidendo, no. Io bannerei Dust. Infatti, stavo... Master Cobblestone e Overpass, giusto? No, aspetta. Cobblestone e Overpass rimangono. Oh! Quindi si gioca Mirage, Cash, Cobble. Come si abilitano i drop?
Gruppiamo i dragon lore. Eh beh. Perfetto, allora. E il server? Lo settiamo un attimo e poi ve lo passiamo. Nel frattempo vi sposto giù. Black, a te ti sposto nella stanza di Vae Victis nel caso serve qualcosa. Sì, 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 ok. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Perfetto. È bello quando esistono già i team nelle bot. Gli Esox esistono. Vae Victis. Perché li abbiamo già fatti. Ah. Ma i Vae Victis sono americani, dici? Ma che... No, comunque non è perché li abbiamo fatti, perché si devono creare i team. Davvero? Sì. Yeah. Quindi allora, aspetta, ma per il CTET? È vero. Vabbè, si fa il knife, aspetta che chiedo. Pigliano Ghera di potenza. User was moved to your channel. Site? Esatto. Cash noi CT. Aspetta, 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 user che sposto. To your channel. Vediamo se risponde. Ecco. Ci siamo dimenticati di fare. Di scegliere il site. Vabbè, quello lo possiamo fare in gioco. Ah, dillo prima, fai prima, no? Io cash CT, voi decidete il medese. Cash CT, vai. Ok. Vabbè. Perfetto. Vai, l'ultima mappa, poi facciamo il knife. Sì. Ah, bene. User was moved out of your channel. Was moved out of your channel. Quindi, ok, allora, quindi tutte e due CT nella mappa degli avversari. Sì. Quindi no knife, overtime sì. Mila. La prima mappa cos'era? La prima è Mirage. Ok. Quindi il team B parte CT. Teoricamente. Okay. Prima match. Siamo pronti. Sto a posto, sì. Dobbiamo solamente tentare il server. Poi, siamo per iniziare la seconda semifinale. Benvenuti. La seconda cos'era? Cash. E l'ultima c'è il knife. Sì. Io la voglio vedere quella su Cobble, spero che facciano una 1. Ibisca spamma lo stesso anche se non è qua. E l'ultima qual è? Cobblestone. Cobblestone. Le ho già fatte tutte. Il Cobble è la prima volta che esce. Dai, dai, hype, hype. Allora, prima mappa cos'è? Server la password di prima? Per ora sì. Quindi quella con la D. Sì. Posso farla entrare? Che cazzo. Connected. Miss click. Com'era la prima mappa? Mi sono scordato la Mirage. Sì. Possiamo, posso già farle entrare, Kuz? Perché c'è uno di VAR, aspetta. Non vorrei che fosse per i bot. Posso, Kuz? Sono chiedendo lì qui. Un secondo. Un bot kick. Ok, il VAR è a posto. Posso? Allora, exec, ESL, 515. Vai. Hai fatto? Sì. Ma non spammo. È partito. Ah, ma lo devo far partire io. Ah, io perfetto, no, ce l'ho già, ce l'ho già. Vado. Vai, dagli il coso. Non è quello però. Aspetta, qual è?
le botte è partito. Allora, ma perché c'è due di VAR? Kuz, lo sai che siamo tipo nella lista di sì? Delle bot. Bene. Sono entrati. Allora iniziamo a togliere le scelte, le cose. Dobbiamo toglierlo sto plugin. Kuz, mi dà password errata. Però. Ma devo mettere che non si attiva, tipo. Cozzo, mi dà password errato. Usa il connect che ho passato. Non va. Ma loro sono entrati. Sono entrati? Sì. Ma che cazzo? Ah no, c'è quella di prima, dice. Gli avevo mandato quella di prima in realtà. E non so perché non si è cambiato. Beh, metti quella. Manca poco all'inizio della seconda semifinale. Vedi se ti fa venire spect. Massimo esco io. No, esco io. Perché non dovrebbe, scusa? Sono. Perché? Ah, siamo in tre spettatori, bella. Dire che ho messo 10 slot, forse. Funziona, forse. Forse. E infatti il server dice che sono 10. Allora, vediamo che non ci siano comandi come oggi, a caso. Ok, a zero. Sembra ci siano tutti in realtà. Sono già tutti nel server, K. Lo so. Possiamo partire? Fizz Noghera si è attivato. E beh. È uno dei Vae Victis che lagga. Su con i set tutto a posto? Kuz. Cosa? Con i set tutto a posto? Tutto a posto. Aspettiamo solo l'ora e siamo partiti.
Esatto. E mi sa che è crashato, infatti. Lui non torna più. Facciamo solo 11 e partiamo. Ah, mi sta dicendo Black Time che ha chiamato uno stand-in. Ma non so se è un sub della loro squadra. Il ragazzo lì è crashato. Vabbè, anche gli Esox hanno uno stand-in. Sì, sì. Tutti con gli stand-in. In effetti, capo, quando apri la console fai vedere la password del server. Quindi cosa? Tu non fare mai... Quando apri la console fai vedere la password del server. Anche perché tu c'hai la console aperta tipo tutto lo schermo. Eh beh. Tanto quella è solo momentanea per questo torneo. Quindi. La password del server la cambiamo continuamente, quindi. Ha detto Black Time che sta arrivando. Va bene. Aspettiamo.
Io metto ready dagli spettatori, no. Va. Non va. Comunque i gambit rippano parecchio. Ma sei già in live? Sì, sì. La tua axe. Ma scusa, ma quelli che hanno lo stand-in sono gli Esox o i Vae Victis? Gli Esox, però mo i Vae Victis è crashato quello, quindi. Ma perché anche... cosa ha detto che è uno stand-in? Sì, sì. Dump, che è dei Vae Victis. Chi? Bam, no, Dump, scusa. C'è Dump. Scritto stand-in. Quindi ora ne avrebbero due. Mhm. Quelli degli Esox che si lamentano. Se non sbaglio non hanno ancora giocato una partita loro. Sì, esatto, è per quello, stanno pure dicendo. Non vogliono arrivare in finale a tavolino. O vincono a tavolino. Gerry Scotti che cade. Eccolo. Just si può iniziare. Abbiamo usato il nuovo metodo di veto, quindi hanno scelto precedentemente il site i due team. Parte con gli Esox. Erro. Vedo un execute per gli Esox. Probabilmente smoccherà ban. Ma Just di spot. Però da, da Just, sì. Alta smocca per plant. Smoccato bench. Lo grigio subito con la prima kill. Attenzione, la doppia di dump. Ci ha dato però da Noghera. 3v3. E da apartment. Grigio ne spotta uno, riesce a shottarlo. 2 contro 2. 2v1. Noghera sotto apartment, spotta il primo Noghera 1 contro 1 e il clutch di Noghera 1-0 subito. Su Mirage. Prima mappa delle 3, seconda sarà cash, in caso di spareggio coble. È da notare che i Vae Victis hanno fatto un force. Ah no, aspetta, ho comprato.
Mi sarà buggato tutto. E buona la kill da parte di Gabri. A coprire ramp. Vediamo se riuscirà a farne un'altra. Pro 90. Riflessi non troppo, diciamo, non eccellenti. E qui chissà. Non ha la kill di House. 2 contro 2. Riescono a chiuderlo, 2 contro 2. Uno ninja, uno palace. 2 contro 1. Se non si tipo potrebbero, diciamo, vincere Santibai. E riescono probabilmente nell'intento. Arriva qui il defuse da parte di Just. 1 a 1. Subito partita combattutissima, vediamo Just con 7 di ping. La connessione è dalla sua parte. Gioca dentro il server. Probabile. Vediamo se gli Esox riusciranno a rispondere anche loro vincendo questo eco. Questo, diciamo, è così, chiamiamolo così. Se non follow qui Coconut prova ball bang. Notare come i terroristi sono tutti qui mentre la bomba è là. Eh sì, troveranno il fake. Vediamo se riusciranno nell'intento. Tanto Black Team ha rushato rampa. Sì, qui ruotano sì. Tutti i siti tranne uno che giustamente rimane là. Quanto non hanno spottato la bomba. Grigio prova. Viene spottato, in realtà lui non riesce a spottare Gabri qui, che appunto non si fa ingannare, ed è 2-1. Arriva la chiamano pausa. La pausa qui Esox, probabilmente estratteranno qualche tattica, forse perché non hanno iniziato come loro volevano. No, forse è lag di grigio. È stato il ping a 73. A quanto era prima? No, prima ce l'aveva più sopra il 100. Ah, ah, ok, ok. Sto scendendo, ecco. 400.050 di ping. Sto crashando io. Ma non stai crashando, Fred. Perché vedo? Ok, stai crashando. Di ping. Sta crashando Woods. Hello. Ok, ora. Me. I was crashing during a stream. Il mio ping era 1000, lo sai. Ottimo, qui le do di canore di iWoods. Grigio che crasha. Crashato anche da TS, infatti. Cosa controlli tu? Sì, sì, ho visto. Quanto laghi? Ma laggo io o lagga Kuz? Sono io, sono io. Ok. Probabilmente si può riniziare. Tornato grigio. Chiedono di ripristinare il round. Perché?
È perché grigio non ha niente. Ah. Bene. Aspetta un attimo. User left your channel. User joined your channel. Eccomi. Ok, problema risolto. Ha capito non che devono fare punto esclamativo da... continuo. No, un pause. No, no, un pause, scusa. Rip cuts. Ma mi sa che non era in pausa per me. Pagate il bot. Sì. Io non capisco nulla perché mi sale il ping a 600, non so perché. Arriva il full buy da parte degli Esox 5k. Decidono di pushare aggressive il mid. Portati da Morse House. Vai a una flash, la seconda la mette a segno. Qui Esox avanzare pacatamente in mid. Gara d'underpass prende una kill in window. Probabilmente arriva il rotate da B. Per quelli in mid in short e Noghera in ups. La bomba dove decide di andare. Arriva Morse House. I riflessi di Bionic, che però non riesce ad impedire la kill su Jerry Scotti. Sente grigio intanto. Shottato da Black Time e shottato anche. Proprio quest'ultimo a lanciare una molly in short. Rimane solamente Coconut, 1 contro 3. Da Black Time che aspettava appunto che lui si buttasse giù da ladder. 3-1 CT e arriva un eco da parte di Esox. Vae Victis che invece comprano una VP per mid. Arriva probabilmente il rush diretto in A. Portato Black Time preso diciamo di sorpresa. Sì.
da Britti chiuso. Riesce a trovare la prima kill, non la seconda però. Tutta questa moto. E Jerry Scotti deve riuscire a trovare il plant. Ci riesce. Importante questo plant, in quanto ora diciamo gli Esox hanno, si stabiliscono soldi, l'economia, una stabilità economica maggiore. Ovviamente perdendo questo round possono anche ricomprare dopo. 4 a 1 per i CT qui, che riescono a gestire abbastanza bene la partita. Bomba si dirige ancora in A, probabilmente arriverà un execute da parte degli Esox. Cosa decideranno di smoccare? User joined your channel. Probabilmente smoccheranno Stairs, CT e grigio Jungle Connector. Arriva anche la flash. La flash tra l'inside, i terroristi. Push abbastanza aggressivo. Viene spuntato però Gabri T in ninja. Riesce a prendere la prima kill, non la seconda però Bionic riesce a impedirgli appunto la doppia. Arriva il fight da parte di Coconut contro Force House. Vediamo se Noguera riuscirà a trovare la kill su Black, non riesce. 4 contro 1 sarebbe, diciamo, più conveniente plantare per l'economy. Se non dovrebbero avere problemi, infatti. 5 a 1 per i CT. Ricordiamo mappa piccata dagli Esox. Grigio probabilmente svolgerà il ruolo di entry con il P90. Invece no. Bene, per ultimo. La bomba dirigersi probabilmente in ups. Ovviamente smoccherà Mario. Magari viene spottato Just. Arriva la nade qui da parte di Noguera. Chi da entry riesce a trovare subito la prima kill, forse anche la seconda. Riesce Dump però a coprirsi inside. Ma il rotate riesce a shottare Noguera, forse anche il secondo, invece non riesce. Forsausi il miss da parte sua. Sa che grigio è lì. Vediamo se riuscirà a vedere quella cosa dell'occhio. Ma il movimento. Chiusi però i CT, 5-2. Ottimo round da parte dei terrorist. Che riescono a full buyare senza problemi. Qualora perdessero questo round probabilmente non è eco. Gli Esox invece iniziano a stabilizzare di nuovo le cose. Sembra per gli Esox di una strada più semplice. Andiamo per entrare in site e plantare. A prendere l'entry kill Bionic. Vediamo se ci riuscirà. Just non si espone più di tanto. Arriva qui la execute da parte di Terro. Probabilmente Just chiama subito il rotate. Riesce a flishare tutti i terroristi, che però senza problemi riescono ad entrare in site. Shottato grigio. E quindi perdono la bomba i terroristi. Tanto da notare hanno già ruotato tutti, senti. Eh sì. Anche perché hanno spottato la bomba. Ora è un 2 contro 5. Mette male in questo round. Bionic sfortunato qui nel... voleva sparare probabilmente Dump. Con atto accerchiato. Bench. Penso che faranno un force buy a questo punto gli Esox.
che prenderanno 1.400 da questo round. In realtà non so se... Sì. Stanno sui 3.000, è una cappa. Che se Coconut salverà, quindi... Volendo anche con 350, non no. Probabilmente Coconut prenderà solamente una smoke, giusto per completare il set di grenade. 6-2. Diciamo che il side che diciamo che prevale in questa mappa è il CT. Però ciò non toglie che comunque da terrorista si può fare un'ottima prestazione senza problemi, dipende sempre da come la giostra il team in questione. Andiamo per l'ennesima volta gli Esox provare ad entrare in B. Grigio si prende l'incarico di provare a prendere la l'entry. Ovviamente sposta Justin. In questo caso hanno spostato uno Palace. C'è in atto. Eh sì, ottima qui la kill da parte di Grigio che entra subito. Mario Tate dump. Shotato però da Grigio. Che va a coprire subito Market. Tanto ruotano i CT Black Time da dietro. Devi notare anche Noguera sta arrivando da dietro. Magari riesce a prendere Black Time. O comunque spottarlo. Magari se Black lo sente. Eccolo. Sì, ottima la kill da parte di Coconut. Rimane solamente Morse House. Probabilmente proverà a prendere qualche exit. Arriva la prima. Rimane safe, non picca. Che se verrà chiuso probabilmente dai terroristi. Qui non c'è, non checka exit per CT. Grigio però non riesce a piccare una WP. Un altro buy per i CT. Vediamo come la giocheranno ora i CT. Se forceranno, sì. Arriva il force da parte loro. Ovviamente hanno perso un po' di tempo eccessivo. Diciamo che questo round è abbastanza importante per stabilizzare l'economia. E chi vince adesso può darsi che manda in eco l'altra squadra. Sì. Gli Esox presentano solamente Noguera e Coconut con disponibilità economica, diciamo, per comprare in caso di loss. I City non hanno nemmeno un player che, diciamo, possono permettersi in caso di... Abbastanza brutta sta smoke. Volendo potrebbero utilizzare quell'angolino. Sì, diciamo potrebbero sfruttare la one way. Se di solito si fa per i CT per piccare con la WP in ramp sotto stairs. Vediamo come gestiranno questa entry. Qui i terroristi, arriva l'execute, smoke per stairs e sight. In realtà è per CT, però è un po' diciamo troppo avanti. Qui ottima la molly che blocca totalmente l'avanzata da ramp. Qui ottimo headshot da parte di Bionic. Deve incendiare site. Magari ne spotta uno, ne spotta due. Attenzione, non era ottima qui la doppia. Potrebbe provare anche la tripla, lo vede. Sì, qui Just. La tripla di Just. Combecca totalmente questo round che sembrava pienamente nelle mani dei CT. Vediamo la decisione degli Esox. Dopo un'ottima tripla da parte di Noguera. Quasi full ego da parte loro, a parte per Grigio, Bionico, ecco. Ok, ora arrivano le pistole. Sì, pistole, no, che era anche un Kevlar perché aveva tanti soldi. È giusto che tiene l'angolo alla KNS. Eh sì. Ne spotta due. Già che l'hanno spottato. Se Black Time riuscirà a prendere una kill qui col mag. Shotato però dai terroristi. 4 contro 3. Ora lo split dei CT è 1 per site A mid e B. Grigio sta laggando. O sono io e Grigio? Mi sa che è Grigio. Mi viene shotato da
pump. Arriva, mi sa, un altro rotate da parte dei terroristi che probabilmente vengono spottati da Just Get Mid. Saprei. In realtà... Ok, ora rallentano la loro avanzata, quindi... Nessuno contro il mid. C'è Justin short. Sì, Justin spotta uno, il miss. Coconut potrebbe plantare. Il plant sarebbe tra i soldi molto importante. Qui prova il no scope, non riesce. 2 contro 1. Bionic con il suo AWP non riesce. Tanto un'altra pausa per gli Esox. Mi sa, Carlo, mi sa ancora problemi per Grigio. Eh sì. 300 di ping da parte di Grigio. Anche Jerry Scotti. Qui comunque ottimo retake da parte dei CT. 8-3. Starta subito. Sono stabilizzati tutti i ping. Finalmente il ping di Grigio torna stabile a 38. Anche Just sta laggando. Da 7 gli è passato 8 il ping. Eh beh. Guarda, probabilmente crash. Però non le smoke. Sì, però non rush. Mi sa da però la flash. Ottima qui Just. Questa doppia tripla da parte di Just. Non è solamente Noghera. Vediamo se riuscirà a clutchare. Cerca il corner, ma Just con... una quad feed, riesce a portarsi a casa questo round e ora sono in eco gli Esox. Esox che sembrano un po' carenti del T-side. Non li abbiamo ancora visti giocare, questa è la loro prima volta in questo torneo. Adesso non sappiamo, diciamo, come giocano qui. Arriva il rush molto aggressivo da parte di Just. Non è con poca vita, viene shottato qui. A mio parere molto un'ingenuità che poteva sicuramente risparmiarsi qui. Just ha regalato praticamente un M4. A mio parere Noghera potrebbe passarlo a Grigio, che è anche il Kevlar, da poterlo sfruttare. Lo che Grigio ci ha lasciato. Eh sì. 2-4, ci ho dato anche Noghera. 10-3. Un half controllato abbastanza bene da parte dei Vae Victis. Non vorrei azzardare a dire che stanno dominando, perché comunque gli Esox di kill ne fanno, però. Gli altri stanno giocando bene su ogni lato, diciamo. Lato, esatto. Cioè, se vedi i loro punteggi hanno più o meno le stesse decisioni. Beh, più che altro riescono, secondo me, con il giusto teamwork a coprire ogni side. Esatto. Anche perché le posizioni, diciamo, sono molto buone. Qui Black probabilmente potrebbe anche spottarli, mi sa. Se lo sentisse fuori delle smoke. E se qui li spotta. Cioè che arriva il rotate da parte dei CT. Rimane solamente Just a coprire il set di A. 4 contro 4. Vediamo Morse House. Ottima qui il flick da parte sua. Vediamo come se lo aggiustreranno i terroristi. Qui ottima la kill da parte di Black Time. Noghera forse però un po' in panico qui. 2 contro 1 Bionic. Tenta la doppia in spray. Non riesce però. 11-3. Ottimo retake qui da parte di CT. E questo round 12-3, è molto importante, vediamo, per gli Esox. Eh sì. 12-3 sarebbe un risultato abbastanza drastico per loro. Anche perché ricordiamo che è la loro mappa qui. Ottima la flash ad impedire la picca Just.
rush abbastanza aggressivo da parte dei terroristi. Non viene spottato Just, ma non viene spottato Grigio. Timor's House, ottima la doppia da parte sua. Vediamo come se la giostreranno ora i terroristi. Diamo una gara in Apso con un AWP. Non sa che in realtà stanno arrivando sia Gabri T da dietro che giro. E un altro invece 2 contro 2. Arriva da tutti e due da short. E arriva la smoke in Apps per impedire la pick da parte di Noguer. Arriva il defuso subito da parte di Black Time, che non spotta Bio in bench. E quindi 11-4 la prima half. Pistol fondamentale per gli Esox. Unica possibilità di, diciamo, vincere, appunto. E appunto, diciamo, è la loro vittoria è molto influenzata dal pistol, in quanto si metterebbe in condizioni davvero difficili vincere un match perdendo il pistol, che era disputato appena i team realizzeranno, diciamo, il loro essere pronti. Si parte. Si partono i site. Vediamo anche come i Vae Victis giostreranno la situazione dal T-site. Li abbiamo visti su Inferno con una score del primo half di 14-1 per loro da CT. E poi potrebbe darsi anche che è il loro site favorito, e dove, diciamo, riescono a dare una migliore prestazione. Split classico da parte di Esox, 2 in A, 2 in B, 1 mid. Leva qui la smoke per Jungle Connector, anche quella per Stales. Vediamo, viene spottato Grigio qui, unità da parte sua. Qui il retake diventa molto difficile per i CT. Arriva la prima kill da parte di Jerry Scotti. Forse anche la seconda. Sì. Back time è molto low. Potrebbe arrivare la terza kill da parte di Jerry Scotti. 3 contro 2 ribalta drasticamente la situazione. È già schiuso Jerry Scotti in quad feed. Vediamo se gli lasceranno le ace. Arriva l'ace per Jerry Scotti. E cade. Defuse qui da parte di Coconut, ma diciamo che Jerry Scotti ha completamente salvato questo round. Ottima retake a partire dalla prima kill in CT. Da notare la sua percentuale di HS di questo round, 80%. Eh sì, 4 kill su 5. L'unica kill che non ha fatto in headshot è stata l'ultima su Palace. Siamo sotto Palace. Stanno optando per uno stack in B. Quasi, è un semi-stack. Abbiamo solamente Grigio. Viene spottata la bomba però. Eh sì. Grigio pusha molto aggressivo in Palace, riesce a trovare una doppia. Qui importantissimo è stato questo, diciamo, push, in quanto non solo è riuscito a spottare la bomba, ma ha fatto fuori anche, diciamo, gli avversari. Qui è il retake da parte dei terroristi, che devono ribaltare la situazione. Usciranno Rampe e Palace allora decidessero effettivamente di pushare. Siamo Just molto aggressivo qui, potrebbe anche killare addirittura Bioni. Ma anche che Grigio non è che abbia così tanta vita. Qui la mancanza del Kevlar si fa sentire. Noguera lo finisce con la sua CZ. 11-6. Probabile comeback da parte degli Esox. Ovviamente in questi due round, diciamo, il primo è stato meritato, il secondo erano in eco i Vae Victis, quindi non è stato molto difficile per gli Esox vincere quel round, avendo plantato nel pistol. Però ora forzano i Vae Victis. Questo round è molto importante, in quanto probabilmente perdendo questo round i Vae Victis andrebbero di nuovo in eco. L'unico con una P250 è Just.
Però proprio con la sua P250 riesce a trovare la prima kill. Dump subito la seconda. Grigio riesce a shotare Just. Ok, di Grigio. Diamo la bomba, che decidi di fare? Time. Spottato la tana del cecchino. Conato, ora hanno la bomba i CT. Vediamo come se la giocheranno. Perché vediamo che gli Esox si coprono nello stesso reparto, solamente in piani inferiori. Phoenix sopra e Coconut in underpass. Sarà difficile per i Vae Victis, anche perché l'ultimo sopravvissuto, solamente 9 HP. Coconut che lo sta mirando, vediamo se timing è a suo sfavore, però potrebbe affacciarsi qui Gabri. Ovviamente decide di salvare, sì. E questa è la sua scelta. Quindi 11-7 probabilmente per i terroristi. Win. 11-7 appunto. Decido di salvare Gabri. Vediamo ora la decisione della restante parte del team. Decidono di forzare ancora una volta. Due tech, una P250, un M4 salvato e una K. Tutti con armor completo. Vediamo Grigio molto aggressivo ancora. Sfortunato qui Gabri nell'avere un M4. Prende in testa, ma solamente 91 di danno. Rimane in vita Grigio. 5 contro 4 qui per i CT. Vediamo ora che cosa decideranno di fare appunto i terroristi. No, Morse House dove si dirigerà con la bomba. Probabilmente proveranno a fecare in A. Ok, era qui attraverso la smoke. Ottima la sua kill. Vediamo se riusciranno a shottare anche Justin Ramp. Qui però probabilmente abbastanza prevedibili i Vae Victis, in quanto ci hanno messo molto tempo per entrare, ma in realtà lasciano il B-site clear, quindi potrebbe plantare Morse House. Allora non venisse spottato. Viene spottato, ma se riesce a plantare, riesce a plantare. Situazione sul 2 contro 2. Dall'altro lato c'è Just che è riuscito a portare a casa due kill qui anche Morse House con la P250. 2 contro 1 Just. 12-7. Se non erro tripla o addirittura quadra per lui. Ci lascia, vediamo i terroristi avanzare sul site di Morse House. Riesce ad uccidere Grigio e forse anche una doppia. In realtà arriva il miss. Team hit da parte di Morse House su Just, che rimane solamente con 38 HP. Probabilmente spottato Black Time. Non si gira Just. Black Time non viene assolutamente spottato. Coconut non è riuscito a spottare Black Time. Team Palace qui arriva il 4v1. Morse House è shotato qui. Vediamo Gabri finalmente convergere verso il site. In realtà Noghera salva la OP. Vediamo se riuscirà nel suo intento. Sente probabilmente arrivare Black Time. Vista parte di Noghera. Black Time, vediamo se sì, riuscirà a salvare la OP. È molto importante questo round per i Vae Victis. Vediamo se riusciranno ad averla vinta sulla mappa di Esox. 13-7. Esox che forzano per non rischiare di
per aumentare il margine dei, dei round. Ma qui Just ce la prendere la pick su Coconut. Tyre e Jerry Scotti. Stavo fosse Coconut dal nome. Qui ottima la posizione di grigio. Qualora pushassero da Palace potrebbe sicuramente uccidere Black Time. E faila la... la molly Under Palace. Tanto qui i terroristi puliscono il site. Viene piccato grigio da Black Time. 5 contro 1, Bionic riesce a prendere la prima kill. Forse anche la seconda, in realtà finisce i colpi ed è 14-7. Sfortunato qui Bionic a finire i colpi. Non hanno un rush aggressivo, no. Si ferma, diciamo, l'avanzata dei terroristi. Qui Noghera, ottima la kill da parte sua. Avanza ancora in Palace. Arriva anche la kill da parte di Jerry Scotti. Molto strana questa partita. Offertano i buy e riescono a vincere i force. Just prova a riportare la situazione sul 3v3. Shottato però da grigio. Vediamo in realtà l'avanzata dei terroristi. Qui mi... il miss da parte di Morse House. Avanza in underpass. Avretti lascia la bomba per non farla spottare. Vediamo se c'è caso poltrona. Non arriva la kill su Bionic. Lo spotta. Non c'è capoltrona qui, in realtà l'ho vista all'inizio Coconut, ma Gabriti probabilmente non ha avuto i riflessi per girarsi e shottarlo. Qui vediamo Morse House in un uno, impegnato in un 1 contro 3. Decide di ruotare. Abbastanza pacata la sua avanzata. Arriva il rotating B da parte dell'ultimo CT e quindi ora il site di A è completamente libero qui per Morse House, che cinge a plantare la bomba. Solo 10 secondi per lui. CT qui, errore da parte loro nel lasciare il, completamente il site di A libero non avendo spottato la bomba. In realtà qui sente l'avanzata da CT. Ingenuo qui Noghera. La mia sensazione era che si è provato a killarlo di coltello, ma in realtà probabilmente non l'ha proprio visto. Arriva il defuse, ottima la code da parte di grigio. 14-8. Importantissimo questo round per i CT, che attraverso quest'ultimo cercheranno appunto di riaprire il match. Basta il minimo errore per concedere un altro round e quindi, diciamo, di negare la possibilità di vincere senza tempi supplementari. Qui ottima la pick da parte di Morse House, che riesce a shottare Coconut. Avanzano in due in mid. Qui ventaglio da parte dei terroristi, uno in B, due in mid, due in A. Vediamo come decideranno di splittarsi. Probabilmente arriva il boost da parte di Just, missato però. Che è abbastanza danno. Qui prova a kill nella smoke, ottimi qui riflessi da parte di Morse House, che salva Just con appena 4 HP. Sarebbe bastato un millisecondo in più per perdere Just. Vediamo dove decideranno di andare appunto i terroristi. Qui Gabri Tita Larker qui molto ingenuo nel cercare di uccidere Phoenix, però forse attraverso quest'ultimo proverà a distrarli. Si fa spottare. Se Jerry Scott non lo sente.
cerca di attirare la loro attenzione. Esce con la prima kill, Gabri T. Aspetta anche Jerry Scotti, che probabilmente è stato spottato da un suo compagno. Quest'ultimo però riesce a portare la kill a casa, diciamo. E quindi 14-9 per gli Esox, per i Vae Victis. Qui vediamo se gli Esox riusciranno a completare la loro rimonta. Ovviamente non è semplice, anche perché contro ci sono i Vae Victis, che non vogliono assolutamente mollare. Arriva il rush da parte dei terroristi. I Just Stay nella smurfa. Ottimi riflessi da parte di Noguera. Non arriva il plant impedito ottimamente da parte di Grigio. Di Morsaus riesce proprio a shotare proprio Grigio. E Jerry Scotti riesce a portare la doppia a casa. Noguera salva la WP ed è 14-10. Arriva qui il bye da parte dei Vae Victis. Morsaus rischia un po' prendendo la WP senza armor. In shot in long range potrebbe reggere sicuramente, però qualora per esempio si trovasse faccia a faccia con un fight vicino, basterebbe qualche colpo per far, diciamo, tirare via il suo, in quanto non avendo armor i colpi volgarmente si sminchiano. Vediamo, probabilmente giocherà molto safe qui. Spotta probabilmente Grigio. Sì, qui spotta la WP, prova il wallbang. Però Morsaus si fa spottare. Vediamo come se la giostrano i terroristi. La bomba decide di avviarsi verso il site di A. Coperto in tre. Uno CT e due verso jungle connector. Qui la pick da parte di Morsaus, che probabilmente proverà a pushare da connector. Qui il miss. Oddio, questo miss è stato occasione sprecata qui per i terroristi, che avrebbero potuto avere più vita facile. Escono comunque ad avere diciamo il controllo di questa azione. Qui Noguera decide di salvare, o forse di prendere qualche exit kill. Viene spottato Gabri T. Noguera cosa deciderà di fare? Prova a piccare Black Time, il miss. 15-10. Ora devono essere eccellenti qui i CT per non evitare di andare all'overtime. Forse imminente da parte degli Esox, diciamo non potevano fare altro. Arriva il rush da parte dei terroristi. Qui la doppia da parte di Dump. Si era messo male questo round, 3 contro 3. Ancora non arriva il rotate dei CT qui. Altro miss da parte di Morsaus. Finalmente riesce a portare una kill a casa. Ora 3 contro 2. Il jungle, vediamo se riuscirà a flickare Coconut centro, in quanto non sa se potrebbe arrivare da Windows. Qui ottima la kill da parte di Morsaus. E ora è 3 contro 1. Tripla da parte di Morsaus ed è 16-10. Il primo match. Ottimo round qui da parte dei terroristi. E ottima soprattutto la partita da parte di questi ultimi. Secondo me che mi metto cash. Ax, intanto avvisa l'ingame, per favore. Attraverso recon. Faccio startare subito cash.
Sta startando cash. Ora l'unico modo per salvarsi. Abbiamo cambiato la password. L'unico modo per salvarsi, diciamo, è andare alla terza mappa per provare ad accedere alla finale per gli Esox, è proprio, diciamo, prendere la vittoria sulla mappa dei Vae Victis. Ci hanno dimostrato non hanno ancora appunto dimostrato se, come se la cavano. Secondo. Ho per bene il server. Tutto sembra essere pronto, se non il fatto di aspettare l'arrivo dei due team. Hey.
aspettiamo solamente che joinino tutti i player. Hai visto, si può iniziare. Vae, sono pronti. Esox pure. Si può iniziare con il secondo match di questa BO3. Cash piccata dai Vae Victis. Site scelto dai Esox, il CT. Si può iniziare, vediamo come la gestiranno i CT. Classico ventaglio o split 2B, 1 mid, 2A. Terroristi invece che decidono di boostarsi in 3, se non erro. Sì, 3 su mid. Boost. Probabilmente andranno 2 da main e 3 da short. Qui la kill da parte di Gust. Subito killer con la prima kill, entrato in quanto sostituisce appunto lo stand-in. Qui subito 4 contro 1. E 1-0. Subito qui il primo round da parte dei Vae Victis. Decidono di essere subito aggressivi con Just che prende una K e full mac per il resto del team. Arriva qui la un execute da parte dei Vae Victis, che è molto veloce. In the white non riesce già a jumpare su box. Sanno che in realtà uno è send. Arriva la kill da parte di Gabri. 4 contro 3. La need riesce comunque a finirlo con i colpi. Qui non viene spottato con Hatt in garage. La situazione di uno contro uno. Spottato gli dal resto del team. Qui non si flasha. Killer prova dall'esterno. Ottima. Quest'uno contro uno. Chiamiamolo clutch. Quindi 2-0. Secondo round, full eco invece per gli Esox. Vediamo se arriva subito la prima kill da parte di Killer. Gioco di parole. Vediamo schierarsi i CT con un uomo Sight e uno Yellow. Sì, probabilmente cercheranno di ingaggiarlo in due. In realtà c'è anche uno da Squeaky. Arriva qui la kill di Just, finisce i colpi però Bionic. Aiutato da tutti da Noghera, poi il Black con il knife riesce a concludere, diciamo, il trade dei terroristi. 3-0. Spero per coloro che ci seguono che non sia, diciamo, un dominio da parte di Vae Victis, anche se da come è iniziato.
sembrerebbe proprio ciò. Arriva il push da parte di Black con la flash da parte del suo compagno. Qui la doppia da parte di Black, che riesce subito a controllare il recoil, cercano di sfondare in B. Qui il site è probabilmente pulito. È pulito, ma loro non lo sanno. Qui arriva la molly in corner. Il riscotto intanto con la doppia rimette, diciamo, un attimo in... giusto un attimo la situazione. Sarà venuto a formare qui, ottima la kill di Just, spottando Lumin Even. E qui... è importante, diciamo, questa situazione, sia per Bionic che per Black. Quanto qui riesce a prendere la kill. Faciliterà così il lavoro al protettore di Jerry Scotti. Vediamo se... viene spottato, mi sa, da Just. Arriva la pop. Riesce a schivarla Just. Vediamo se riuscirà a portare a casa questa kill. Non riesce Just ora. Uno contro uno. Just contro Bionic. Della bomba. Decide di lasciare col coltello. Qui ho orrore da parte di Just. Riesce però a rimediare con questo headshot. Ed è 4-0. Schiato tantissimo. Schiato tantissimo qui Just. Davvero tanto. Se Ionix avesse, diciamo, pushato in quel secondo in cui Just, diciamo, maneggiava il suo coltello, sarebbe sicuramente morto. E 4-0. Esox in eco. Riesce a prendere la kill in headshot. Vediamo Black se riesce a piccare. Non c'è bisogno dell'aiuto di Black, in quanto Gabri riesce a shottarlo da solo. Vediamo ora come la gestiranno in B. Ancora Coconuts, molto low Gabri. Agiato da Coconuts, non riesce però a sparargli nemmeno un colpo. Qui vediamo Grigio, arriva subito l'headshot da parte sua. Planto, non viene spottato Grigio qui, ottima la tripla da parte sua. Perché Gabri era molto lui, e vediamo ora. Ora come gestirà questa situazione di 1 contro 2. Abbiamo da una parte Bionic, probabilmente con una P250 senza nemmeno Evlar. Probabilmente sono spottati a vicenda. E trova la kill Morse House. 1 contro 1, AWP contro AK. Solo Morse House, quindi deve avere gli ottimi riflessi nel shootare subito Grigio. Oh, qui! Ottimo il timing da parte di Grigio. 4-1. Arriva finalmente il primo round per CT. Ottima qui la code feed da parte di Grigio. Diciamo ha salvato questo round di CT. Riparte così la partita sul 4-1. Strana la scelta dei terroristi che decidono di prendere Kevlar, elmetto e pistole. Vengono ancora 2000. Per il mio, soldi abbastanza sprecati. Vediamo ciao se riesce a trovare il one tap. Non riesce. 4 contro 1. Win. 2 a 4. Favore ancora dei Vae Victis. Forse c'è stato un malinteso. Probabilmente si era stabilito un eco, invece Morse House ha passato con una K che aveva red elmetto. Vediamo se Grigio riesce a prendere la kill su Just, che è munito solamente di pistola. Già inside, qui viene spottato Grigio. Agilità da parte sua nel correre in seconda il coltello. Vediamo se Just riesce a piccare anche la seconda kill. No, killer se ne accorge della presenza di un player nella smoke. Se riesce a shotare anche Jerry Scotti, la doppia da parte di killer. Arriva la flash in car per coprire CT. Ce n'è bisogno. Se Morse House riesce a prendere la kill su Coconut. Bomb has been planted.
realtà quest'ultimo decide di salvare una VP. Probabilmente aveva già spottato. O cosa deciderà di fare Morsaus e piccarlo? Fare il wallbang. E qui Morsaus con molta fortuna riesce a killare Coconut ed è 5-2. Forse da parte degli Esox, scelta molto rischiosa, ma a parer mio bisognava farla appunto. Perdendo questo round però potrebbero andare in eco. Qui arriva subito il busto in in Vance per Grigio. Riesce a prendere una doppia. Ottimo lavoro qui da parte di Grigio. Sa che è just low. Vediamo se riesce a prendere anche la tripla da parte di Grigio. Forse Quadfeed. Quadfeed da parte di Grigio. E salva ancora una volta il team. Già la seconda. Ottima la sua prestazione sinora su Cash. Gabretti arriva la prima kill. Se arriva anche la seconda, Coconut riesce a terminarlo. Ed è 3-5. Qui forzano ancora i Vae Victis. Dai, anche un full buy, solamente che Just non ha soldi. No, cosa deciderà di fare ancora con la sua P250, con la quale ha fatto molti danni. Qui due player FK. Il rush in B da parte di Just. Just avanzare. Bel plant. Un'altra kill da parte di Just. Vediamo se riesce a finire anche Grigio, che tenta di tenere in alto il team. Primo Sausi miss da parte sua. Rischia tantissimo. Riesce a trovare però la kill su Grigio di 3-6. E al momento abbastanza dominata da parte dei Vae Victis. Qui arriva un fight in mid. Pushano tutti i terroristi. Diciamo disintegrati tutti da Just. Beh, arriva anche la kill di Gabriti, che si iscrive all'albo dei killer di questo round. 7-3. Partita fino ad ora abbastanza, diciamo, gestita bene da parte dei Vae Victis. Arriva un execute in mid. Pushano in 3 in banana. Arriva la prima kill di Capi. Se riesce a trovare anche una seconda. Se, soprattutto se riescono a spottare Grigio. Cerca quel corner. Ottimo qui, killer. Devono solamente plantare la bomba e arriva la kill intanto di Black Time. ...8-3 per i Vae Victis. Sinora stanno... hanno totalmente in pugno questa partita. 8-3. Diciamo che la loro mappa, quindi ci può stare qui subito Black Time con l'entry.
Ancora che lì Just entrano subito in site. Qui shottato da parte di Grigio. E viene shottato con un one tap da parte di Just. Quest'ultimo è impegnato a coprire il suo team in un 2 contro 1. Arriva qui la doppia di Just, sia su Noghera che Coconut, ed è 3-9. E Victis che fascinano round. Ottimo 2 contro 1 nel CT side, diciamo. Però uno relativo, in quanto nel team erano in 4. Sopravvissuti. Qui gli Esox chiamano una pausa, probabilmente per strattare qualche tattica, o forse no. Vedo un player FK. Noghera. Problemi per Noghera, probabilmente. Qui pusha in mid Grigio, molto aggressivo. Bel plant da parte di Black Time. 2 contro 4. Qui Black Time, vediamo se riuscirà a killare Bionix con il suo Zeus. Qui missa totalmente lo shot. 4-9. Vinto un round in 4 qui per gli Esox. Il match andrà in pausa. Prima half giocata molto bene da parte di Vae Victis. Esox un po' carenti nel city side. Ricordare però che comunque, diciamo, la carenza loro in city è relativa, in quanto essendo mappa Vae Victis, diciamo, hanno più facilità nell'entrare inside. Magari hanno, come abbiamo visto, diverse execute sia che in mid, ci da poter facilitare, diciamo, la loro entry. Torna Noghera. Vediamo se in 5 sarà più facile per loro. Qui Noghera proverà ad emulare Taco. Vediamo se riuscirà a prendere la prima kill subito. Arriva la prima kill su Gabri T. Perde una VP. Devono provare in tutti i modi il 9-6. Ora come gestiranno Vae Victis. Vediamo Grigio lasciare. Non viene spottato da killer. Riesce a shottare uno. Un po' troppo lento, diciamo, nel provare a killare anche il secondo. Arriva la seconda kill. Qui Zeus da parte di Black Time. 2 contro 3. Non è proprio drastica la situazione. Bionix probabilmente viene chiuso. Riesce però a trovare la kill, non la seconda. Qui Morsaus entra con la molly inside. Sa che l'ultimo gli arriverà da dietro, dammi. Lo spotta all'ultimo secondo, ma Coconut riesce a finalizzare, diciamo, questa azione. Quindi portare la situazione sul 5-9. Si sta sicuramente riaprendo la partita qui per Jesus. In mente altri problemi per Noghera. Questi ultimi round stanno, diciamo, riaprendo un po' la partita gli Esox. Diciamo, per avere vita più facile dovrebbero vincere anche l'ultimo, così da portarsi 9-6 e magari con il pistol arrivare a pari round con i Vae Victis. Tutto da vedere. Sono pronti gli Esox, torna Noghera.
Vae Victis pronti per diciamo riprendere quest'alfa. Abbiamo una gara che ha pochi soldi. Sto chiedendo un drop, magari la coconut. Arriva il drop qui. Due drop per Noghera. Libera scelta tra A1S ed M4. Preferisce la A1S e si riparte. Vediamo split parte di Vae Victis. Ancora Black Time con lo Zeus. Vediamo inoltre due Terro provare ad avanzare in mid. Sasso prova la picca attraverso la smoke, non riesce ovviamente. Non abbastanza la fortuna. Arriva la prima kill da parte di Killer. Entra nella side, spotta Jerry Scotti, non sa che uno gli arriverà da dietro. Ora però inizia a cercare anche Carro, re grigio. Un altro 1 contro 4 da parte sua. È già portato a casa 2. Premi di lag però per lui. E Morsaus riesce a portare a casa questa kill. 10-5 prima alfa per i Vae Victis. E ora vincendo il CT probabilmente potranno già chiudere il match. Qui nel momento peggiore si alza il ping di grigio. Molto sfortunato in questa occasione. Ci ha già messo la prova in altri due tentativi in un 4v1. Ci da finalizzare tutte e due le volte. Sfortunato però in quest'ultima. Si riparte subito. Sia Vae Victis che Esox pronti per questa seconda alfa della seconda mappa. Questa BO3. Vediamo come decideranno di giocarsela in CT sulla loro mappa i Vae Victis. Decidono due mid, 2B e 1A. Scelta abbastanza azzeccata in quanto gli Esox proveranno ad andare in B, quindi sono muniti di due player i Vae Victis in questo site. C'è l'avanzata qui molto lenta da parte degli Esox, che devono gestirla con assoluta tranquillità. Se Gabri riuscirà a trovare un one tap, non riesce però. Arriva l'entry da parte dei terroristi. Riverda un po' di tempo Black Time. Non avendo Kevlar, diciamo, rimane subito con 15 HP. Gli occhi la pop. Sia grigio che Black Time flashati. Chiuso in 5. 6 a 10. Vediamo se gli Esox riusciranno a riprendersi. Secondo me Gabriti è troppo offensivo. Aggressivo, diciamo. Magari poteva mettersi sotto Vance e aspettare l'entrata in Vance Room da parte dei terroristi. Qui arriva subito un rush. Sembrava un rush in A invece. Decidono di boostarsi in mid. Buona la kill da parte di grigio, shottato però da Black Time con un one tap di Deagle. Però se ne riuscirà a trovare un altro su Bionit. Arriva solamente un doppio hit qui, ottimo one tap da parte di Morsaus. Jerry Scotti però riesce a prendere la kill su quest'ultima. Arriva la kill da parte di Just. 2 contro 2, spottati da Noghera. Vediamo Jerry Scotti come se la gestirà con il suo AK. Questo round molto importante per gli Esox. Qui ottima la kill di Jerry Scotti. Non spotta Just. Vediamo se riesce a trovare anche la kill su Noghera. Uno contro uno. Decide di andare con la P250. Qui probabilmente avrebbe potuto ricaricare. Le aveva a disposizione 10 secondi per defusare. Magari con lo spray del MAC avrebbe potuto sicuramente fare di meglio. Se non uccidere Noghera. Cosa decideranno di fare i terroristi qui? A site completamente libero.
arriva subito il plant. Vediamo i CT come, diciamo, proviamo a prendere magari qualche kill. Ottima la kill qua da parte di Gabri T. Sono in 3 main. Buona qui la kill di Morsaus. 2 contro 2. Attenzione, si mette male qui per i terroristi. Hanno perso molti soldi. Oltre qui, diciamo, sono stati relativamente fortunati i terroristi, in quanto sono rimasti veramente con poca vita. Sono molti soldi, infatti Bionix e Noghera non hanno disponibilità economica per prendere una K e un Kevlar del mezzo. Probabilmente Noghera giocherà da entry con il suo P90, vediamo invece dove si schiera Morsaus con il suo VP. Decide di andare in A. Just probabilmente spottato dal muore Noghera. Spottato anche lui. Chiuso però da parte dei terroristi. Coconuts rimane con 2 HP. Vediamo Grigio pushare nel CT. Deve prenderlo da dietro Killer qua. Arriva subito la prima kill da parte sua. Arriva anche la seconda kill da parte di Killer. Sa che dietro c'è Grigio. Ma si fa spottare quest'ultimo. 2 contro 1 da parte di Grigio. Allora il ping deve essere dalla sua parte. Deve riuscire a clutchare questo round molto importante qui per gli Esox. Riesce a trovare la prima kill, forse anche la seconda Black Time. Ottimo lo spray da parte sua. Primo colpo headshot, poi riesce a concludere questo scambio. È 11-8 per i Vae Victis. Probabilmente Grigio poteva fare di meglio, però comunque non si può essere perfetti e lucidi in tutte le occasioni. Per Black Time anche si è fatto vedere molto forte, soprattutto con lo Zeus. Però abbiamo qui il boost da parte dei CT. Attenzione però, la svolta in B. Sembra però voler tentare un rotate. Ben decisi qui i terroristi. Sì, arriva il rotate da parte loro. Era solamente una a fecare qui, probabilmente Black Time potrebbe spottarli per i passi. Qui arriva probabilmente lo spot. Arriva qui anche la pick da parte dei terroristi. Black Time riesce a uccidere Grigio. Vediamo ora come se la gestirà in sight. Squeaky subito yellow, prende la prima kill. Ottima qui il teamwork da parte di Killer, che riesce a trovare la seconda kill. Gabri T, la terza, e Black Time chiude questo sipario, per così dire. 12-8 per i CT. Esox che decidono di forzare. Per il mio un po' troppo frettolosi nel voler recuperare appunto questi round di margine da parte di Vae Victis. Devono sicuramente fare un eco, però magari proveranno un rush non stop, giusto per prendere alla sprovvista i CT. Vediamo Just come decide, come se la gestirà. E Pinvenza, arriva la prima kill da parte di Just, anche la seconda. In realtà sono entrati però i terroristi, che vanno a piccare Just. Pessimo timing da parte sua, molto sfortunato qui Morsaus. Vediamo se riuscirà a trovare la kill su Noghera. Riesce 2 contro 2. Plantano la bomba. La posizione di Killer potrebbe essere molto importante per portare Noghera. Arriva il team hit, spotta la canna del suo fucile. Noghera però riesce a prendere ugualmente la pick. E riesce a fare in CT Noghera. Arriva la prima kill da parte di Black, anche la seconda. Incredibile questo clutch da parte di Black Time con 11 HP. 13-8. C'è assurdo da parte sua. Confermo le mie supposizioni di prima. Molto forte Black Time, sta dando un'ottima prestazione.
push diretto da parte dei team. Arriva qui la kill da parte di Noghera. Gabriti riesce qui a piccare. Ci ha anche riprovato, ma finito in tutte e due le volte. Qui questa flash, il body block, per missare una smoke. Forse House arriva la prima kill da parte sua. Black Time, just la seconda. 4 contro 3. No, Black Time in una sorta di ninja qui. Rimane 1 contro 3. Jerry Scotti riesce a prendere l'ultima pick. 9-13, doppia WP qui per i terroristi. Grigio, ottima prestazione da parte sua, 28-15. Cosa decideranno di fare i terroristi. Qui arriva la prima kill sul mid, sul push mid, da parte di Jerry Scotti, su ai danni di Kid. Senti che si schierano con due in A, uno in mid e uno in B. Ottima qui la kill da parte di Just, che con la sua P250 ha ucciso più volte i suoi nemici. Arriva il push in B, vediamo Gabriti come gestirà, diciamo, questa situazione in solo. Non so se verrà spottato, sì, viene spottato. Non riesce però ad uccidere il possessore della bomba. Magari con quella kill avrebbero dovuto giocarsela in un 2 contro 2 ora, se non 3 contro 1. Ora dei Vae Victis, qui Black Time riesce a raccattare una WP, salvare proprio quest'ultimo. La speranza ovviamente di non essere piccato da nessun terrorista. Vediamo se i terroristi si accorgono di questo save. No, è giusto che sia, coprono la bomba. Però una gara cerca probabilmente la kill, prova lo spot, prova a cercare lo spot, decide di stabilizzarsi in toxic e di salvare appunto la sua arma. Vediamo se Black Time spotterà appunto Bionix. Doppio miss da parte di Black Time. Bionix però non riesce ad ucciderlo. 10-13 in favore dei Vae Victis, ma pian piano si fanno sentire gli Esox. No, dove deciderà di giocare la WP, scelta azzeccata per così dire. Arriva la prima pick, no, incredibile, ho fatto a missarlo, lo aveva completamente nel mirino. Uno che era, cosa deciderà di fare. Mi prova il wallbang Morse House, è andato a coprire il main di A, quello abbastanza ridotto per lui. Infatti difficoltà nel prendere la pick. Arriva la doppia entry da parte dei terroristi, ora anche la tripla. 5 contro 2, 5 contro 1, ottimo Jerry Scotti con la sua tripla, deve uccidere anche l'ultima in car. Vediamo Gabriti se riesce a clutchare. Fermato subito dai terroristi, 11-13. Stanno tornando man mano gli Esox in game. Sarebbe incredibile vedere la vittoria degli Esox sulla mappa dei Vae Victis. Quella dei Vae Victis proprio sulla mappa degli Esox. Già accaduto ciò. E probabilmente Grigio chiama un boost. Non avviene. TT in eco, qui lasciano una alla volta. Lascio, provano a pushare. Arriva la kill da parte di Killer. Siamo una gara contro Black Time. Imitato dal site di A. Vediamo se Gabriti riuscirà a prendere la kill su Noghera. Arriva la kill su Noghera, proverà a salvare la WP. Ottima qui la prima kill da parte di Gabriti. Decide di non rischiare.
salvando il suo AWP. User in your channel timed out. Tanto qui altri caster ci lasciano. Vediamo che questa è una bio 3, quindi in caso di vittoria su questa mappa da parte degli Esox, ci sarà lo spareggio su Cobblestone. Capritivo poteva in realtà cercare una pick, perdere completamente il tempo. Doppia WP qui da parte dei CT. Vediamo come se la giocherà Capriti. La prima kill da parte di Jerry Scott. Vediamo se Capriti riuscirà a trovare una kill. Arriva il mist da parte sua. Ma la prima kill, forse anche la seconda, no. Black Time riesce a shottare il primo. Vediamo se riesce a prendere la pick su Noghera, aiutato però dal suo compagno di squadra. E 3 contro 1. Ovviamente salva. Infatti 13-13. Cerca qui More South un exit kill. 5 round di seguito vinti per gli Esox. Vae Victis sembrano non riuscire più a, diciamo, a coprire bene i side. Magari si sono risvegliati gli Esox, hanno iniziato a giocare un po' tutti. Arriva il force da parte dei Vae Victis. Dicono una 5-7. Sembra che gli Esox abbiano trovato finalmente il loro site, diciamo, per pushare qui. Intanto la kill da parte di Grigio. Capriti con la sua 5-7. Se Morsaus riuscirà a riprendere questo round. Arriva la bomba in B, chiama il rotate. Arriva il mist da parte di Morsaus. Ottima qui la pick. Situazione però di 3 contro 2. Ora 2 contro 2, arriva il plant della bomba. 2 contro 1, l'ultimo in Vents Room. Vediamo come se la gestirà Just. Viene spottato e chiuso ST. 14-13. Nulla da fare per gli Esox. Potevano portarsi in vantaggio. Sprecano un'occasione abbastanza fattibile. Occasione di 5 contro 3. 13-14. Ottima però la situazione economica da parte di Esox, che azzardano un doppio AWP da terroristi. Scelta strana la loro. Probabilmente un AWP. Dove era la pick in B, infatti. Dove era? Contro Morsaus, che ha già lo spot qui. Tempismo perfetto da parte di Noghera. Molto sfortunato invece Morsaus, che nel lanciare, diciamo, una flash perde il suo AWP. Mentre era una smoke. Cosa deciderà di fare la bomba. E arriva la prima kill da parte di killer. Mentre deciderà di tornare in Vents Room. Qui Black Time rimane con 5 HP. Trova la prima. Vediamo cosa deciderà di fare la bomba. Senti, deve essere coperto da Black Time e Just. Just ne spotta uno. Rimangono però tutti e due con low life. Arriva però il rotate da parte di CT.
ottimo qui la scelta di Capriti di non ruotare, ma di aspettare lo spot della bomba per ruotare, appunto. E probabilmente prevedibili. Terroristi qui, ottimo il flick da parte di Capri. Arriva subito la prima kill, 4 contro 2, situazione completamente a favore dei CT. La seconda kill da parte di Capri arriva. Ed ora è un 4 contro 1. Deve clacciare Coconuts. Preso però da dietro da Black Time. Ottimo qui l'headshot mentre provava ad entrare in men's room. 13-15. Hanno i soldi per effettuare un full buy qui di Esox, ma molto difficile per loro. Torna invece il WP per i CT, Ursaus e Gabriti. Probabilmente uno in B e uno in mid. Non so. Gabriti fermo, sì, uno in B e uno invece va in A. Quando lo fermo pensavo andasse mid invece. Questo round vale l'accesso alla finale per i Vae Victis. Invece quello di riscattarsi per gli Esox e provare magari ad arrivare ad un overtime. Vediamo Black se riuscirà a provare la prima. E che in realtà non pusha Coconazzi e decide di indietreggiare Black. Arriva la prima flash. Deve provare la prima kill. Si autoflasha però. Ingenuo. 4 contro 1. Grigio. Arriva la prima. Abbiamo assistito a molti clutch da parte sua. 1 più 4. Grigio però nella molly. Viene ucciso da Morsaus. Ed arriva il 16-13. Bellissima partita al cardiopalma, oserei dire. Non si può che dire GG. Spostiamo Black Time, unico presente in questo TS qui per rappresentare i Vae Victis. Spostiamo anche Noghera per gli Esox. Ma niente, tilt. Aspettiamo Black Time che ancora risultando, mi sa. Aspettiamo Black Time per fare qualche domandina. È arrivato Black Time. Ragazzi, prima cosa, GG, è stata una partita bellissima, combattuta e soprattutto ricca di, diciamo, azioni salienti. Un po' meno nella prima partita, che è stata, diciamo, non dominata, ma diciamo giocata molto bene da parte dei Black Time. Qui Just richiede l'intervista. No. Arrivato. Ottima partita. Presenta così Just. E no, nulla, stavo dicendo, ottima partita, è stata molto combattuta e sicuramente bella da vedere. La prima partita, diciamo, mi avete colto di sorpresa in quanto siete riusciti a vincere sulla mappa degli Esox. Andate in tilt invece contro questi ultimi. Ok, era? Morto. Sì, niente, siamo andati. Allora, cioè, che succede? Ho visto anche molte pause perché tra voi, tipo, c'era. Sì, perché il delirio qui tra gente che laggava. A me che hanno rubato l'account. Un casino, guarda. Noi siamo stati a tiltare così perché avevamo lag continuo per. Infatti ho visto molte volte Grigio in situazioni di clutch arrivava il lag e moriva. Arrivava il lag, sì, noi praticamente abbiamo su cash. Sì, abbiamo iniziato a tiltare così tanto, avevamo Coco e Bio che meddavano in TS per le laggate, così Grigio comunque si è trattenuto. E quindi sono arrivati loro davvero in età di parecchio med, perché non è una cosa normale per loro e si sono demolarizzati, ci siamo demolarizzati tutti, siamo arrivati al punto che non si collava più, si andava per picco, un po' a caso così. E alla fine, come avete potuto vedere, molti round sono arrivati con dei clutch, soprattutto nella prima mappa. Soprattutto da Grigio che ha clutchato due round, 1v4. Sì. E Pela che ha fatto tutti ace, Pela comunque anche lui con raffreddore così ha detto ragazzi tilto così. Vabbè, in realtà tilto. Nell'ultima parte del game speravo nella rimonta. Che ho visto che tipo avete iniziato a macinare round, eravate a 5 di fila, poi sul 13-13. Ma all'ultimo round, allora, nell'ultima parte della partita abbiamo spento totalmente la comunicazione.
Io ormai ero mad per questa cosa dell'account, così ho detto vabbè, grigio, colla. Perché questo è stato dopo che abbiamo vinto il primo round, perché là stavamo proprio andando per pick, non c'era comunicazione. Poi grigio ha iniziato a collare, ha fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti a recuperare un po' di round. Alla fine però è mancato un attimo un po' di coordinazione e ci siamo fatti ribeccare prima la bomba. Per esempio io ho smoccato l'IBO, è andato proprio YOLO rushando nel site per quanto ci fosse tempo, è stato preso dalla doppia in CT, quindi... Io ho segnato Alex. Beh, vabbè. Che invece trionfo da parte vostra. E vabbè, abbiamo giocato ottima, ottima prestazione da parte di tutto il team. E, diciamo, com'è stato per voi vincere Mirage? Cioè, che era mappa loro, ve l'aspettavate più che altro? Beh, certo che ce l'aspettavamo. È molto semplice. È solo in B perché ci stavo io in B e quindi pushavano in B e vincevano. Vabbè, ma peraltro in B andiamo molto sempre semplice. Per 6 round, vabbè, però. Comunque nella seconda mappa siete stati leggermente cariati da Black. No, non dire queste cose. Scusa, eh? Non lo dico più. No, non è vero. Sì, ho già usato uno e basta. Ho fatto pure i complimenti, merda. Sì, poi l'ha knifata pure. Hai fatto un knife, mi pare. Sì, in India. Lo Zeus, vabbè, poi, sempre tanto presente. Beh, nulla, comunque, ripeto, la prima partita un po' meno, la seconda invece è stata veramente ricca di emozioni. E voi Esox, mi dispiace, siete, diciamo, usciti da questo torneo, però ciò non toglie che potete partecipare al prossimo. E Vae Victis invece avete l'accesso alla finale domani contro Iti, poi ci accordiamo per l'orario. Perché diciamo, okay, quello prestabilito era dalle 4 alle 6, però gli Easy mi hanno già fatto capire che non è che sia tanto quadrato come orario, quindi meglio lo spostiamo un po' verso la sera, sì. Oppure avevo pensato dalle 6 alle 8, poi poi ci accordiamo, ti scrivo io. Tanto per noi, cioè, meglio la sera, se loro, per loro va bene. Infatti loro già mi hanno detto che preferirebbero giocare la sera. E quindi, vabbè, poi ci organizziamo, parlo sia con loro che con te, poi ti scrivo in privato. E nulla, GG, ottima partita a tutti e due i team. E good luck ai Vae Victis per la finale. E GG per gli Esox e buona fortuna per il continuo del vostro team. Ok, ciao ciao. E nulla, ciao ciao. Ciao ragazzi. User disconnected from your channel. Nulla, Nughera, vuoi chiudere tu? Ma no, un attimo, sto ancora per l'account, guarda, c'ho il cuore a mille, guarda, intanto... quell'account è la mia vita. Aspetta che chiudo un attimo la live, voi della live vi ringrazio per aver seguito questa giornata di semifinali, ci becchiamo domani, vi facciamo sapere l'orario sulla pagina per la finale che vedrà contrapporsi Vae Victis e EG Sport. E da me, in quanto sono solo, è tutto, e ci vediamo domani.